Ta-t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 a. Ciao a tutti! Allora, seconda parte delle Saidorimanie di agosto, anche se ormai siamo a metà settembre, ma il rientro è stato traumatico. Mi scuso se sentite un rumore in sottofondo, è il ventilatore, perché a Milano fa un caldo che non ho patito nemmeno in vacanza, ma vabbè, in vacanza c'era caldo, ma il mare, la spiaggia attutiscono il caldo. Qua a Milano è insopportabile, sto veramente soffrendo, cioè tipo che io alla fine di settembre avrò bisogno di nuove vacanze, perché mi sta andando lo stress alle stelle, mi fa diventare isterica questo caldo, non ce la posso fare. Chiusa questa parentesi, mi sono un po' trascinata nelle settimane. Oggi, insomma, sono già 2 settimane abbondanti che sono tornata a Milano, ma prima settimana lavatrici, cose, di tutto e di più. Infatti qua ho una montagna di roba da piegare, per cui non riuscivo ad andare a rimettermi a fare video subito. Peraltro avevo qualche vlog ancora da montare e pubblicare, così ho fatto e adesso è ora di riprendere. La prima parte delle Saidorimanie, che trovate online, ve la lascio qua in scheda, era stata registrata a Cagliari in Sardegna, mentre adesso finiamo la seconda parte, perché la prima parte era più essenzialmente incentrata sul beauty. Finisco questa seconda parte dicendovi quali sono le altre cose che mi hanno accompagnato durante il mese di agosto. Allora, innanzitutto vi parlo di una cosa tecnologica, non è farina del mio sacco, me l'aveva suggerita Francesca Ledimigia. Se non la conoscete, andate sul suo canale, ve lo lascio sotto in info box. Lei mi aveva detto che praticamente, dovendo fare il suo viaggio di nozze in Thailandia, se non sto dicendo una stupidaggine, mi confondo sempre tra Thailandia e Indonesia, mi pare Thailandia, aveva bisogno di una batteria aggiuntiva per il telefono. E aveva preso, e si trovava piuttosto bene perché l'aveva presa un po' di tempo prima di partire, questa batteria da Amazon. E quindi sul suo consiglio l'ho voluta prendere anch'io. Ragazzi, è una bomba, è ottimissima, è una batteria da 12.000 mAh, è una batteria a ricarica ovviamente sia dal computer col cavo, sia potete utilizzare una qualsiasi spina tipo anche dell'iPhone, quindi attaccare il cavo con la mini USB che si attacca qua, attaccarlo alla spina dell'iPhone e attaccare alla corrente, e poi quando siete, che so, in giro, io per esempio in spiaggia è stato l'ideale, la tenete al sole e continua a caricarsi, perché vedete questa parte qua, che è un pannello solare, vedete che ha delle striscine in controluce, se voi non le vedete, comunque è un pannello solare che la fa ricaricare, ed è veramente una delle poche, anzi l'unica batteria che io abbia mai avuto che ricarica veramente super bene, più ricariche, addirittura arrivavamo ad avere lo 0%, sia io che Pablo, e ci attaccavamo tutti e due, perché ha una doppia, vedete, possibilità di attaccarsi, perché ha 2 ingressi USB, questa è una pila e poi questo è il vano dove inserire lo spinotto quando invece ricaricate la batteria. Quindi noi ci attaccavamo tutti e due con i nostri cavi alla batteria, li ricaricava tutte e due del 100% e ce n'era ancora di carica. Ogni notte tornavamo a casa, la mettevamo in carica nel computer, l'indomani mattina la rinfilavamo nella borsa del mare, ed è stata l'aggeggio, diciamo, da vacanza preferito. L'unica cosa è che si è un po' allentata la chiusura, vedete, di questo, ma niente di grave, insomma, perché comunque in borsa la tengo in una pochette, non succede niente se questo è ballerino. L'ho pagata intorno ai 29-25 euro, no, forse 25 euro su Amazon, vi lascio il link, così nel caso se la volete vedere, è di questa marca OK, OK. Non so dirvi, fantastica, veramente ottima. 2 prodotti che mi sono dimenticata di mettere nel precedente Saidorimanie, ma che assolutamente devo menzionare perché sono stati probabilmente i prodotti preferiti in assoluto del mese. Non so perché io me li sia dimenticati, perché a Cagliari probabilmente, non essendo casa mia, avevo un po' i prodotti sparsi tra il bagno, la mia stanza, e quando ho fatto il video ho guardato solo nell'armadio e li avevo in bagno. Allora, la crema corpo, sto finendola, ce n'è un tanto così,
È una confezione da mezzo litro. Mi era stata inviata, ma roba di un anno e mezzo fa. Post Cosmo Prof, non di quest'anno, non il Cosmo Prof che è appena passato, ma addirittura quello prima. Mi era stata inviata dall'azienda, non l'avevo utilizzata perché ne ho tantissime. E ho deciso, visto che era una delle più vecchie che io avevo, onde evitare che perdesse, insomma, profumo, insomma, che andasse un po' a male, ho detto no, devo portare questa come crema perché è una delle più vecchie che ho. È dell'Alovea o Lovea, francese, infatti. Sì, quindi loro direbbero Lovea, è al 95% di origine naturale ed è un latte corpo nutriente al karité e burro di cacao, per pelli sì, lo stavo leggendo in francese, per pelli molto secche. È assolutamente una roba assurda, penso la miglior crema corpo, la miglior crema corpo idratante che abbia mai provato. Voi la mettete istantaneamente, si va ad assorbire, non contiene paraffina liquida e quelle robe lì che rendono viscosa e viscida la pelle, ma in realtà idratano zero. Al primo posto all'acqua, al secondo posto subito il burro di karité, poi olio di semi di sesamo, glicerina, insomma, lì c'è abbastanza buono, ma veramente questo prodotto è stra super idratante e ha un odore fantastico. Ah, Dio. Allora, innanzitutto ha un odore che sa di spiaggia, di estate, di solari e io lo adoro. Ma poi adesso mentre me lo infilo nella narice, mentre sto continuando a utilizzarla qua a Milano, perché ovviamente non andando più in spiaggia, non prendendo più sole, la pelle inizia subito a fare, sapete, quella patinina serpentosa. Infatti ho quasi sempre prurito, vedete, perché la piccola desquamazione che inevitabilmente segue all'abbronzatura è così, mi fa venire prurito e questo prodotto è eccezionale, lo metto più volte al giorno, due pompate abbondanti e la mia pelle lo assorbe istantaneamente. Altro prodotto che abbiamo molto amato, soprattutto in alcune occasioni tipo post spiaggia, tipo quando siamo stati fuori in campeggio, che avevamo la tenda, quindi comunque non c'era la possibilità di stare belli nudi nella propria stanza a spalmarsi la crema come si fa quando si torna dal mare, allora se aveva bisogno di un prodotto un po' più veloce, magari da spalmare meno, e abbiamo utilizzato moltissimo questo che ho preso in Sardegna. L'Equilibra mi aveva mandato tanti prodotti prima delle vacanze, ma questo me lo sono comprato da me proprio perché i prodotti Equilibra mi piacciono molto. Appena l'ho visto, mi sembrava una cosa abbastanza innovativa e nuova e anche molto pratica. L'ho messo nella sacca del mare, l'ho usato tantissimo anche per rinfrescarmi quando ero in spiaggia, post spiaggia. Mi piace moltissimo. Cos'è Silvia? È l'aloe, no, l'Equilibra. Libra, aloe acqua idratante rimineralizzante, eccola qua, con il 20% di aloe vera, oligoelementi del Mar Morto, profumata senza allergeni. Ha questo spruzzino, vedete così, eccolo, da qui viene fuori la nebulizzazione, quindi voi fate così e ve lo spruzzate. È indicato anche per i capelli, ma io per i capelli non l'ho utilizzato perché ha dimeticone. Devo dire che mi è piaciuto moltissimo, anche questo sarò a metà e continuo ad utilizzarlo in questo periodo. Poi, venendo all'alimentazione, allora c'è da fare un discorso che poi si trascinerà in un altro video perché farò un video apposito per parlarvi di alcuni market discount che ho scoperto, uno dei quali in Sardegna, e che mi hanno proprio aperto un mondo, perché di solito io al discount, tipo alla Lidl, al Penny Market, prendo alcune cose e basta, e per finire la mia spesa vado alla Iper, la grande I, oppure all'Esselunga o anche Carrefour. Soprattutto per prodotti un po' più particolari che in questi discount non trovavo. Per esempio, tutti i prodotti per quanto riguarda i cereali che mangio io a basso indice glicemico, per esempio l'orzo, la quinoa, il farro, la farina d'avena, la farina integrale, tutte queste cose non le trovo per esempio alla Lidl.
Se non che davanti alla palestra che ho frequentato nel mese di agosto in Sardegna, Cagliari, c'è un market LD e quindi ci veniva molto bene perché noi ci svegliavamo presto la mattina, presto per la vacanza, tipo le 8:30, le 9, anche le 9:30. Alle 10, 10:30 massimo eravamo in palestra, alle 11:30 circa andavamo via dalla palestra e andavamo in spiaggia. Quindi per chi ha scritto sotto le foto di Instagram, ma che vacanze, anche vacanze di merda mi hanno scritto, solo perché noi di mattina ci andiamo ad allenare. E molti hanno scritto che vacanze di merda, ma almeno in vacanza non si dovrebbe, ma non si dovrebbe cosa? Ognuno, le vacanze sono tipicamente vacanze perché ci si deve rilassare e rigenerare, ognuno si rigenera e si rilassa come meglio crede. Io sono proprio veramente per il ognuno faccia quel che gli pare purché non rompa le palle agli altri. Quindi noi adoriamo invece fare un po' di fitness perché ci fa sentire bene, è la nostra passione, bla 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 bla, siamo fissati, sì, può essere, ma ci fa star bene. Quindi se a noi piace andare in palestra, vabbè, andavamo in palestra. Però per dire che molti hanno detto: ma cosa andavate, andate in palestra, che schifo, andate in palestra, non vi godete il mare. Noi al mare al massimo comunque andavamo a mezza mattina, tardo, tarda mattinata, toh, quindi c'era tutta la giornata per stare in spiaggia, anche 6-7 ore, cioè tipo da averne sopra i capelli. Questo per, vabbè, io non sono una da polemiche, chi se ne frega, insomma, però visto che adesso l'ho accennato, mi è venuto di parlarne. Comunque, uscivamo dalla palestra, andavamo in questo market, compravamo le cose per la spiaggia, quindi compravamo il pane integrale, compravamo un po' di affettati, così, oppure dei pomodori, sempre, la frutta, gli yogurt, molta frutta, molta verdura, molti yogurt, come base della dieta, pane integrale, e andavamo in spiaggia. Però abbiamo scoperto che questo market, che è l'LD, è fantastico, ragazzi. Dovete cercare un LD market, che è anche MD. LD come Livorno Domodossola, MD come Milano Domodossola, perché sono la stessa catena. Se non sto sbagliando, è una catena bresciana, così almeno mi ha detto Marci 85 Brescia. Non so se ve lo ricordate, qui su YouTube l'ho visto oggi, mi ha detto questa cosa. Beh, comunque sia, ha un sacco di cose fighe, cioè tipo ha la pasta fatta dai piselli, la pasta fatta di lenticchie, la pasta integrale, la pasta per celiaci, la farina integrale, la farina di farro, tutte cose che di regola non si trovano assolutamente nei discount. E poi io non guardo mai i prodotti in busta, perché i prodotti in busta di regola contengono una marea di schifezze. Mi è cascato l'occhio su questi prodotti in busta e sono stati tipo la svolta della vacanza, perché mi hanno permesso di portarmi delle insalatone fredde di cereali giusti, e le sto comprando anche qua a Milano, perché mi sono andata a vedere LD Market dove fosse qua a Milano e tac, vado all'LD Market. Poi ne ho scoperto un altro, ma l'ho scoperto qua a Milano perché ci ho fatto una puntatina l'altro giorno. Farò un video apposito, nuove scoperte di svuota la spesa, ragazze, state all'occhio perché veramente vi lascio delle chicche. Comunque, ho scoperto queste buste. Le buste in questione sono queste qua, ve ne faccio vedere una, ma esiste nella versione anche grano e quinoa, orzo e lenticchie, se non sbaglio, insomma ce ne sono varie. Questa è quella riso e cereali. In pratica si tratta di cereali cotti al vapore con un filo d'olio extravergine di oliva, e che voi dovete semplicemente andare a scaldare in padella o in microonde per 90 secondi. In 90 secondi avete i cereali perfetti, ci aggiungete tutte le cosine varie per fare una pasta fredda, un'insalata fredda di riso, o riso e cereali in questo caso, e in spiaggia ci portavamo quella, tipo aggiungevamo la dadolata di pomodori, le olive, l'uovo sodo, un po' di tonno, che ne so, ad ispirazione del giorno, potevano essere zucchine, per me, non per Pablo. Insomma, ci aggiungevamo qualcosa per fare queste buone insalatone fredde. Però la figata, cagata stavo dicendo, perché la figata è la tabella, e cioè gli ingredienti di questo prodotto, perché io vi leggo che cosa contiene per esempio il riso e cereali, perché uno dice sono porcate, no, questi sono una figata, sanissimi, perfetti, nutrizionalmente eccezionali. Certo, preferisco ancora bollire i cereali io e tutto quanto, questi sono precotti al vapore, ma non hanno nessun tipo di schifezza. Acqua, riso lungo, grano duro, quinoa bianca, quinoa rossa, riso rosso, zizzania acquatica, ossia riso selvaggio,
bulgur, ossia grano duro, lenticchie, olio extravergine di oliva, riso, no, scusate, riso l'ho già detto, olio extravergine di oliva. L'unica cosa che non mi piace di questo inci, chiamiamolo inci per una deformazione beauty, però insomma di questi ingredienti, è il sale, che ha un pizzichino di sale aggiunto, e io non aggiungo sale da nessuna parte. Prima che vengano le critiche sotto il video, ma il sale è necessario? Certo, il sale è necessario, ma è assolutamente bastante quello che assumiamo con la nostra dieta varia e di frutta, verdura, carne, pesce, eccetera. Se non che nelle diete di noi italiani c'è sempre anche qualche scatoletta di tonno, qualche fettina d'affettato, per quanto magro, hanno già un po' di sale, del pesce che ha già del sale, ha un po' di sodio un po' più alto. Io per esempio mangio anche parecchi albumi che hanno già una buona percentuale di sodio. Insomma, per farvela breve, già con un'alimentazione varia si ha il sale necessario a le nostre funzioni fisiologiche, biologiche, come le vogliamo chiamare. Un italiano medio assume 10 volte il sale necessario, quindi tagliando tutto il sale aggiunto probabilmente saremo anche un filo sopra al sale che dovremmo assumere, fate voi. Quindi l'unica cosa che non mi piace di questo prodotto è che ha il sale aggiunto, ma si può bypassare, visto che io lo uso come prodotto una volta ogni tanto, così quando sono proprio con l'acqua alla gola, magari il giorno dopo ho un qualcosa di importante da fare e starò fuori tutto il giorno, oppure devo andare a lavoro, non mi sono organizzata diversamente per i pasti e all'ultimo momento sono le 10 di sera e dico: Dio, non mi sono fatta la cena per l'indomani. Tiro fuori una di queste, aggiungo un po' di verdure, un mix di verdure, un po' di fantasia, insomma, anche riguardando quello che c'è nel nostro frigo, e mi faccio il pasto per il giorno dopo. Ora, questi prodotti costano tipo un 2 euro a busta e bastano per fare un'insalata con una porzione non abbondante, un po' striminzita, normale per 2 persone. Vi segnalo che le stesse buste le trovate anche al Eurospin, e sono addirittura prodotte da Pedon o Pedon, che è la marca di cereali, di tutti questi cereali, quinoa, farro, orzo, eccetera, che trovate anche all'Esselunga e che sono veramente di ottimissima qualità, e che vi avevo fatto vedere in uno dei video Vuota la spesa. La Pedon è proprio la marca di cereali che porta all'Esselunga, e ho scoperto che li fa anche per l'Eurospin. Questa qua, per esempio, l'ho utilizzata ieri per fare il pranzo per Pablo, che era fuori per lavoro tutto il giorno, ed è identica a questa. Qui la chiamano riso e cereale, all'Eurospin la chiamano sette cereali. Non riesco a capire se anche quella della LD è prodotta da Pedon, perché vedete anche l'orologio, 90 secondi, è praticamente identico, cioè il prodotto è uguale, gli ingredienti sono gli stessi. Cioè, se voi andate a leggere, tutta la tabella è fatta nello stesso identico modo. Proprio nelle lenticchie 2,85%, olio d'oliva 2%, sale marino 75%, cioè è la stessa identica cosa. I valori nutrizionali sono uguali al proprio 3,8 di grassi, 3,8 di grassi, 24,9 di carboidrati, cioè sono identiche. Quindi secondo me sono prodotte tutte e due dalla Pedon. Qua ho tagliato la parte inferiore, forse c'era la produzione, non lo so. Li trovate quindi anche all'Eurospin. Quindi 7 cereali, poi cosa c'è? Orzo e lenticchie. E anche qui tabella degli ingredienti perfetta: acqua, orzo, lenticchie, olio extravergine e sale marino, fate voi. E qua abbiamo il grano e quinoa: acqua, grano duro, quinoa, olio extravergine e sale marino, cioè perfette proprio. Quindi queste, scusate se mi sono dilungata un po', ma sono veramente una super scopertona di agosto e ve ne volevo parlare. Poi, andando velocemente, perché siamo già a 18 minuti, ovviamente in vacanza sono venuti con me i miei cappelli. Ve ne avevo già parlato nelle manie di luglio, perché io appena arriva il caldo mi doto di cappello, e praticamente non c'è stata giornata in cui io non sia andata in giro per la città, al mare, eccetera. Ma in spiaggia mettevo proprio il cappello, quello gigante, a falde gigantesche, ma qua a Milano è in luglio, e in Sardegna durante tutti gli altri momenti cappelli di paglia, perché io sto sempre col viso all'ombra, quindi cappelli di paglia. Poi, per arrivare alle questioni fashion, in pratica ho, tra virgolette, toppato
stappato valigia, perché come sempre mi sono lasciata prendere la mano dal vabbè, siamo in macchina, ho riempito un valigione di vestitini, cose carine, eccetera, molto sul casual quest'anno, devo dire. Cioè, ho portato un vestitino che poteva essere decente per una cena in un posto un pochino chic, un pochino elegantino, uno. E un paio di scarpe col tacco mai messe. Per il resto ero veramente molto molto sul casual. Tutte scarpe col tacco basso, ma ne ho portato troppe. Ho usato le scarpe da ginnastica, le infradito per la spiaggia, un paio di infradito o comunque di sandaletti comodi stile Birkenstock, sì, per la città, quando andavamo magari in giro la sera, eccetera. Per il resto, scarpe da ginnastica infradito a go-go proprio perché, siccome correvamo sulla lungomare, finita la giornata di mare, prima di andare a cena spesso facevamo la nostra corsetta, mezz'oretta così, perché il panorama è meraviglioso: correre al tramonto sul lungomare che è pedonale e ha proprio la corsia per la corsa, ha una corsia per la passeggiata, una corsia per le biciclette e una corsia per chi corre. Quindi era fantastico, era proprio un qualcosa di invogliante. Cioè, il lungomare che ti chiamava diceva dai, fatela sta corsetta prima di cena, quindi ce la facevamo spesso, quindi scarpe da ginnastica nel cofano della macchina e tornavamo andavamo via dalla spiaggia, davanti alla macchina ci cambiavamo le scarpe e via a correre. Io mettevo il mio reggiseno sportivo, Pablo praticamente i pantaloncini della spiaggia a petto nudo perché è proprio sul mare, quindi tutti sono in costume o comunque petto nudo eccetera, io mettevo soltanto il reggiseno sportivo, a volte con gli slip del costume, a volte infilavo dei pantaloncini da corsa, via di corsa. Per cui selvaggia, ragazzi, ho fatto un mese selvaggia, non mi sono truccata se non in 28 giorni, credo 4-5 volte. Ma truccata significa tipo il mascara, un po' di blush, un rossetto, robe del genere. Per il resto, ho vissuto con questi pantaloncini di jeans che hanno proprio fatto la guerra in Sardegna. Infatti, li ho lavati, ma. Cioè hanno tenuto, no, li ho lavati prima di partire, ma li ho rimessi, quindi sono di nuovo da rilavare, ma ormai stanno veramente cadendo a pezzi. Sono dei pantaloncini che avevo preso da Talli e li amo, li adoro, sono stati la mia divisa. Altro pantaloncino che ho utilizzato tantissimo, un pantaloncino di Bershka, sempre strappato, ma con, vedete, il pizzo qua, anche questo proprio. Me lo sono tenuto incollato addosso tutti i giorni, andavo via dalla spiaggia, dicevo oggi mi vesto carina. Jeans, magliettine e scarpe da ginnastica. Magliettine praticamente ho utilizzato tutti dei top semicorti, corti o smanicati, tipo questo. Questo qua l'ho preso a Cagliari in un negozio che adoro che si chiama Louise, che è in via Manno. Se non lo conoscete, siete di Cagliari, andate perché veramente ci sono delle cose deliziose a prezzi tipo bassissimi, poi coi saldi non ne parliamo. Vedete, questa qua è una canottierina semplicissima con le righe. La particolarità è questa, guardate come la vedete, deliziosa, questo fiocco qua sulla schiena e niente, mi piace da morire. Poi una cosa che ho utilizzato, ecco, quando mi vestivo già più, pensate che livelli, già più carina, è stata questa. L'amo, 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 sta veramente di vacanza, è di un tessuto super morbido che ingombra zero, infatti la portavo spesso anche quando andavamo magari in posti lontani da Cagliari, poi la sera ci facevamo la doccia perché magari erano posti che sapevo che avevano le docce lì sulla spiaggia, quindi via il sale dal corpo, semplicemente un velo di crema sul corpo, sul viso per idratarci dopo la spiaggia, spesso appunto andavamo direttamente di questa, corpo e mente, corpo e viso, e poi mi portavo un cambio, un sandaletto per andare magari in giro nel paesino che stava alle spalle della località marina, tipo che so, Villa Simius, Costarei, Amuravera. La sera quindi magari si faceva un giro lì, ci si mangiava la pizza o si cenava lì sul posto e poi con calma dopo cena tornavamo verso Cagliari. Sono tutte località che da Cagliari distano un'oretta, non di più.
Mi sono portata dietro un sacco di volte questa tutina, io la chiamo tutina, non voglio usare termini inglesi, guardate che deliziosa, è appunto di questo bianco e poi questo blu pervinca, bellissimo, con molto gypsy come look, vedete, molto boho chic, ho detto adesso che non avrei usato termini, va bene. E questa mi è stata inviata da un sito che vi lascio scritto qui e che vi lascio anche sotto. Vi lascio il link perché magari potete ancora trovarle, poi penso che adesso ci siano i saldi. Se continua ancora così avremo secondo me un mese buono per poterle ancora utilizzare. Quindi questa è stata una delle preferite in assoluto, è veramente deliziosa, bella 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 bella. Forse avrò anche uno spezzone in cui la utilizzo. Non so, magari la inserisco, perché avevo girato dei video in cui facevo vedere gli outfit, poi ne ho fatto tipo solo due o tre. Non sono riuscita a mettere insieme un intero video. Sempre quel sito mi aveva inviato. Ah, la cosa carina è che ho fatto spedire tutto in Sardegna perché mi avevano contattato che ormai eravamo a cavallo della partenza. Ha detto: se me le spedite qua, arrivano a Milano, ma io tornerò a settembre e non le userò. E quindi me le hanno spedite in Sardegna e lì appunto sapevo che mi sarebbero arrivate, quindi le ho usate moltissimo. Perché avevo scelto poi tutte cose pratiche, molto da mare, spiaggia. Un altro che ho usato moltissimo è stato questo pantaloncino, guardate quanto è bello, con una magliettina praticamente identica a questa, a questo colore, questa specie di color écru, appunto, di pizzo macramè, diciamo, la abbinavo a questi pantaloncini che sono deliziosi, sono veramente bellissimi, guardate. A vita molto alta, con questa fantasia cashmere e tutte queste nappine fantastiche. Ultima cosa che ho utilizzato, anche questa la sera post mare, questo è veramente da mare, ragazze, è questo vestitino molto boho, anche questo, molto. Mi ricordo quelli che mi comprava mia mamma dai marocchini in spiaggia. A Cagliari quando ero piccola, guardate come sono carucce le maniche ed è un vestitino super super striminzito. Questo è veramente delizioso, molto 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 carino. E anche questo, nonostante sia a manica lunga, ma è veramente fresco, leggero, quelle robe lì che sono molto di vacanza e l'ho usato tanto. E poi ho usato qualche pantaloncino un po' colorato che mettevo sempre con i vari top. Tra questi ho utilizzato molto questo qui giallo che è di Ralph Lauren. Eccolo qua, un pantaloncino di Ralph Lauren in jeans semplicissimo, un altro di Tally che invece è di uno dei colori miei preferiti, che è appunto questo color latte menta, anche questo a vita alta, anche questo strappato, insomma roba tipicamente da mare, non proprio da città. E ancora anche questi, sì, sono sempre di Ralph Lauren e sono turchesi con tutti i fiorellini disegnati tropical e quindi sta veramente moltissimo di vacanza. Questo lo usavo molto per andare proprio in spiaggia. Quindi queste sono state le cose fashion. Unica concessione, diciamo, un po' più modaiola erano le borsine, perché la sera non avevo alcuna voglia di avere una borsa ingombrante e quindi alla fine mi ero portata delle tracolline perché ero quasi certa che le avrei utilizzate. A seconda un po' così del look me ne sono portata tre e le ho utilizzate tutte. Sono state l'unica scelta modaiola azzeccata per la vacanza, anche perché adoro avere un look molto straccion style per quanto riguarda, cioè, pantaloncini stracciati, scarpa da ginnastica Nike, quindi un look casual sportivo e canottierina, e poi magari una borsettina invece un po' fighettina, un po' elegantina anche, che staccasse da tutto il resto. Ho usato queste tre. Allora, la beige l'ho usata moltissimo perché è un colore che è inutile che ve lo dica, va bene su tutto. Me l'ero regalata forse a Natale scorso o a Pasqua, non me lo ricordo. Comunque, questo è un regalo che mi sono autofatta, credo, in Rinascente. O me l'ha regalata Pablo? Mi perdo nei meandri dei ricordi. Comunque, ho fatto benissimo a scegliere questo colore beige perché la sto sfruttando da morire. È la Metropolis di Furla ed è anche è piccolina, ma è molto capiente perché ci sta tranquillamente il cellulare, la batteria sostitutiva, un pacchetto di fazzolettini. Ci sta il rossetto, ci sta lo specchietto, soldi, patente. Ci sta tutto quello che vi serve per una serata. Quindi,
e quindi molto comoda. Poi ho utilizzato abbondantemente la borsina di Michael Kors. Questa qua con il loro canvas stampato con le MLK, anche questa abbastanza capiente, meno capiente della Metropolis tutto sommato. No, forse siamo lì. Beh, non lo so, comunque, anche questa l'ho utilizzata tanto, con la tracollina beige in vacchetta, e quindi quest'altra. E poi, più fashion di tutte, è stata la tracollina di Miu Miu, anzi, veramente. Così, Miu Miu, sì. Eccola qua, questa è la più scomoda, nel senso che ci sta veramente pochissime cose dentro. E infatti sfruttavo le tasche di Pablo, o anche che Pablo aveva una tracolla spesso la sera, dove metteva un po' la batteria sostitutiva, il cellulare, eccetera, eccetera. Quindi sfruttavo ospitalità nella sua tracolla, e io usavo questa, che trovo. È versatile comunque a livello di look, perché è bellissima anche con un jeans strappato, scarpe da ginnastica e questa borsettina che dà quel tocco rifinito anche a un look del genere, come ovviamente sta benissimo con un look per bene, col vestitino, il sandaletto col tacco, ovviamente, ma non l'ho mai messo così. Allora, questa borsa è tipo una sorta di portafogli bello grosso con la catenella. Perché vedete, è trapuntata. Ops, ce la posso fare senza strappare tutto. È trapuntata, ha i due, ecco qua, i due bottoncini. E dentro, vedete, ha un vano tutto per mettere le carte di credito, i fogliettini, cose varie. Un altro vano che ha praticamente. Oh, ma che bello! Vi capita di dimenticarvi di aver messo dei soldi? Oddio, che bello! Milioni, sono 40 euro, però una figata, mi ero dimenticata di averli qua dentro. Perché io sono un danno, ragazze, io esco sempre senza soldi. Mi ricordo di portarmi dietro il bancomat, i soldi li dimentico nelle varie borse, quindi non porto mai grosse cifre, ho sempre 20 euro, cioè 40 euro proprio perché secondo me Pablo mi ha rotto le scatole che vado sempre in giro senza soldi, vabbè. Comunque bello, li ho trovati, mi sento tipo come se li avessi vinti, come se non fossero miei. E poi qua ha un altro vano e poi appunto la sua bella tracollina e quindi che mi piace tantissimo perché è dorata e finisce con la, vedete, con la parte in pelle, troppo bella questa borsa. Mi piace, mi piace, mi piace, la amo tantissimo. E poi cioè vogliamo parlare della chiccheria della scatolina Miu Miu, cioè è bellissima. Infatti questa la conservo qua, uno perché la pelle è penso d'agnello, quindi è piuttosto delicata, quindi si conserva bene, poi non è particolarmente ingombrante e quindi la conservo qua. Per le pseudorimanie era tutto, ci ho fatto un video lungherrimo, ci vediamo al prossimo video. Ciao.